tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Nel video di oggi vedremo il montaggio e la descrizione della parte meccanica della spela e tagliacavi automatica. Passiamo adesso in rassegna tutta la componentistica utilizzata, dando una piccola descrizione di come sono stati realizzati i vari componenti. Qui possiamo vedere la tavoletta in PVC che è stata tagliata a mano, poi abbiamo la piastra in vetronite che è stata fresata con una CNC 3018, poi sostegni della pinza tagliacavi e della pinza spelacavi che sono stati stampati in PLA con la stampante FDM, quella a filamento fuso, e poi abbiamo le rotelline, quelle montate sugli assi di due stepper motor, quello della tagliacavi e quello della spelacavi, che sono state stampate con una stampante MSLA, cioè quelle a resina polimerizzata. Infine abbiamo gli stepper motor e la pinza tagliacavi e poi la pinza spelacavi, un po' di viti e dadi corrispondenti. Devo dire prima di tutto che prima di realizzare il progetto fisico ho simulato il progetto disegnandolo in CAD con Design Spark Mechanical 5.0, anche per avere un'idea degli ingombri, e per far ciò ho dovuto disegnare da zero la maggior parte dei componenti, dagli stepper motor alle pinze, alla tavoletta di PVC, alla piastra ramata in vetronite con tutte le corrispondenti fresature, la barretta di legno e tutti i componenti necessari per avere un'idea delle misure di tutti i vari pezzi. E questo mi ha permesso di avere alla fine di tutto questo lavoro le dimensioni reali dei pezzi con le corrispondenti fresature per i pannelli oppure i file STL per le parti di raccordo come la rotellina e i sostegni delle pinze che mi sono servite poi per poter fare le stampe in FDM o in resina. Molto comodo perché in questo modo è facile replicare il progetto avendo già tutte le misure che vengono rispettate con precisione dalle corrispondenti macchine a controllo numerico, e mi riferisco alla CNC 3018, la fresatrice, alla stampante FDM, una GTEC i3X Pro, e alla stampante a resina una Elegoo Saturn. In questa fase monto il pannellino in vetronite che è stato tagliato con la CNC 3018 alla barra in legno che si trova avvitata sulla base, e su questo pannellino viene poi fissato lo stepper motor e il feeder, cioè il sistema di trascinamento del filo che viene poi tagliato e spelato, che è un sistema che viene utilizzato per il trascinamento del filo nelle stampanti FDM e che ho trovato molto comodo per fare il trascinamento del cavo elettrico. In questa parte invece sto fissando alla base su dei fori filettati i due sostegni delle due pinze, quella per il taglio e quella per la spelatura del cavo. Di questi sostegni ne ho fatte diverse versioni, poi alla fine sono riuscito a trovare la quadra di tutto quanto. In questa fase invece sto per montare gli stepper motor, che sono dei NEMA 17 da 1A7 per fase, e sono degli stepper motor utilizzati in molte stampanti e in molte fresatrici come la CNC 3018. In quelle un po' più potenti, anche perché in questo caso dovendo azionare le due pinze ed esercitare un po' di forza per la spelatura e il taglio del cavo non potevo rischiare di avere una coppia insufficiente per agire sul cavo stesso.
E così ho abbondato un po' sulla potenza, anche perché prima di scegliere questi motori avevo utilizzato degli stepper motor di recupero, ma si erano dimostrati insufficienti e non riuscivano a completare il taglio e la spelatura con la conseguente perdita di passi. Qui invece procedo con il montaggio del feeder e dello stepper motor che si occupa del trascinamento del cavo. Tutte e due sono avvitati uno sull'altro con in mezzo il pannellino in vetronite. Questo sistema è molto comodo perché si presta al trascinamento di cavi anche di piccola sezione fino a quasi 2 mm di diametro. Il tubicino bianco invece inserito nel blocchettino in ottone in uscita al feeder non è altro che un tubo in teflon che viene utilizzato anche nelle stampanti 3D e mi è tornato utile perché favorisce lo scorrimento del cavo. E il successivo indirizzamento verso la prima pinza, quella di spelatura. A questo punto il montaggio è quasi terminato e rimangono solo da fissare le barrettine in vetronite che sono da una parte vincolate alle rotelle connesse agli stepper motor alle corrispondenti pinze di taglio e spelatura. Sulle rotelline ho praticato, se notate, diversi fori a distanze differenti dal centro per permettere la chiusura e l'apertura completa della pinza di taglio e spelatura e avere così la certezza del taglio senza dover ogni volta modificare il sostegno della pinza. In quest'ultima parte invece esploro il disegno CAD da diverse angolazioni e con primi piani nei punti più importanti. E ci tengo a dire che tutto questo lavoro è stato fatto da zero con tutti i componenti meccanici disegnati per poi non parlare anche della parte elettronica e del firmware di realizzazione del codice sorgente. Quindi se il progetto dovesse risultare di vostro interesse fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale. Quindi non fate i timidi e fatevi avanti, anche perché l'iscrizione al canale è gratis. Questo permetterebbe ai creatori di contenuti come me, specialmente agli inizi, di farsi conoscere da un pubblico sempre maggiore e di essere indicizzato dagli algoritmi di ricerca di YouTube con maggiore frequenza. A questo punto direi che abbiamo finito. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento! Sunrise is just for you, so come along and take